Sanremo 2020, siamo in compagnia delle vibrazioni. Ciao ragazzi. Eccoci, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Che registratore grande che hai. Hai visto? Pazzesco. Il registratore grande, parleremo tanto. No, sembra un vassoio. Però non c'è niente da mangiare, purtroppo. No, si vede, neanche da bere. Quindi. Ragazzi, volevo chiedervi innanzitutto, vi aspettavate già il primo posto nella prima sera? Insomma, no. Qual è stata l'emozione? No, assolutamente no, non ci aspettavamo proprio niente, pensavamo si fossero dimenticati di noi nella classifica, perché di solito noi partiamo dall'undicesimo posto, dodicesimo, cioè, lì stiamo, no? Che comunque non è male. Certo. Invece, no, cioè, ha fatto ridere questa cosa, perché veramente mai ce lo saremmo aspettato, mai. Allora, il brano si intitola Dov'è? Raccontateci com'è nata e come mai l'avete scelto appunto per il Festival di Sanremo. Ma allora, Dov'è è una canzone che in realtà nasce appositamente, cioè appositamente è stata, diciamo, portata a Sanremo o quantomeno cercato di fare Sanremo con questa canzone. Dopo il tour siamo messi subito a scrivere cose nuove, con l'ausilio e l'aiuto anche di altri autori, proprio perché comunque a volte è bello cercare di stimolarsi nella scrittura, e questo, come si faceva negli anni passati, fa bene, perché comunque vedi una canzone da un altro punto di vista e può cambiare il tuo modo anche di scrivere o di cercare melodie, perché poi sennò uno continua, cioè quando uno trova quel codice il proprio, poi diventa difficile scardinarlo e fare un'altra cosa. E invece, avvalendosi anche di altre belle menti musicali, si creano delle jam session, tale per il quale quando scopri una roba, però bello sto modo qui, poi lo fai tu, poi dopo lo mischi col tuo modo. E quindi con Casalino e Simonetta siamo messi là a scrivere, dato, perché l'intenzione è quella di andare a Sanremo, fare una canzone e andare a Sanremo. Anche perché i primi anni, quando abbiamo iniziato, eravamo molto aperti come idee, come visione, soprattutto nel rapporto interno lavorativo, ma eravamo abbastanza chiusi con il mondo esterno. Vero. Da quando ci siamo ritrovati 3 anni fa abbiamo riscoperto il piacere di coinvolgere persone esterne e farle entrare nella nostra sala prove. È capitato con Schina a Sanremo 2 anni fa, abbiamo fatto una versione che addirittura abbiamo fatto poi uscire come singolo, è capitato con Jake La Furia e sta capitando anche con degli autori come di testi. Certo. Perché non, forse siamo un pochino meno chiusi, spaventati e siamo ancora più curiosi di prima, ecco. Allora, dopo il festival partirà un tour fantastico con un'orchestra, con anche il mitico Beppe Vessicchio. Raccontateci com'è nata questa idea. Ma allora, arrivavamo da un tour bello intenso, abbiamo fatto il Forum di Milano e da lì abbiamo continuato a suonare tutta l'estate in giro, abbiamo fatto una marea di concerti e abbiamo detto, ma perché fermarsi? Continuiamo a fare altri concerti, cosa facciamo però? Giustamente, no? Perché rilassarsi? Mai, sempre col capito. Sempre attenti, ecco. Sempre sul pezzo. E quindi abbiamo pensato di fare un tour teatrale per dare un qualcosa di diverso, ovviamente, perché arrivavamo da tutte gli show super rock and roll, volevamo fare un qualcosa di più, come dire, rilassato. No? Allora il teatro secondo me ci sembra una cosa bella, dove comunque puoi stare attento alla musica, capito? Cioè ti siedi, te la godi in una maniera diversa. Quindi a teatro, però cosa fai? Devi riarrangiare, e riarrangi cosa fai? E io ho detto, no? Archi, e archi cosa fai? Quartetto? Certo, ma cosa fai? Sì, ma Vessicchio dov'è? E allora a un certo punto mi è venuto in mente, ma cavolo, cioè gli archi, sezione archi, sarebbe bello avere un'orchestra, cioè il sogno vero è quello di fare una cosa proprio in grande, no? Proprio per unire e stravolgere un po' il sound delle vibrazioni con dei grandi successi, insomma 20 anni di cose fatte, certo, però anche bello un po' stravolgere. E quindi orchestra Vessicchio, capito? Cioè nella nostra testa, nel nostro immaginario collettivo c'è orchestra Vessicchio. Benissimo ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie.